Prevenzione del disagio tra gli operatori di polizia e nuove prospettive, questo è il tema del convegno che si tiene questa mattina a Pescara. Dottor Mazzetti, qual è il senso di questo incontro? Innanzitutto questo è un convegno che come FSP noi stiamo facendo già da diverso tempo e sono diversi anni che cerchiamo di sensibilizzare da una parte i colleghi, dall'altra l'amministrazione su un fenomeno che riteniamo sempre più allarmante, che è quello dei suicidi all'interno delle forze dell'ordine. È notizia da poco che proprio anche ieri sera si è suicidato un altro nostro carissimo collega a Torino ed è l'ottavo dall'inizio dell'anno nelle forze dell'ordine, nelle forze di polizia. Ecco, riteniamo che questo sia un momento veramente estremamente delicato, per cui le amministrazioni in generale e anche la politica, perché per molti aspetti anche la politica deve fare la parte propria, devono trovare una comune intesa, una sintesi per cercare di migliorare e portare a casa il miglior risultato possibile per prevenire tutte quelle che possono essere le possibili cause di disagio. A proposito, quali possono essere allora queste cause? Questo disagio può derivare da cosa? Il disagio può derivare da tantissimi fattori. Ecco, abbiamo ascoltato anche nel corso del convegno che ci sono delle percentuali che parlano di separazioni, che parlano di problemi economici, ma non si approfondisce mai sulle motivazioni che spingono magari una coppia a separarsi. Beh, certo, se prendiamo un collega da Trapani e lo facciamo lavorare a Venezia senza possibilità di vedere moglie e figli per diversi anni, non ci possiamo neanche poi meravigliare se quella famiglia è destinata a una separazione o meno. Quindi non mi soffermerei tanto sulla punta dell'iceberg, ma vedrei un po' tutto quello che c'è sotto, così anche i problemi economici possono essere dettati in parte anche dalla mobilità, che è un elemento imprescindibile della nostra amministrazione. Quindi gente, colleghi, ragazzi e ragazze che abbandonano i propri affetti, abbandonano le proprie famiglie per andare a servire lo Stato a 5, 6, 700 chilometri di distanza, dovendosi anche trovare un appartamento con stipendi che sappiamo tutti essere, insomma, non tra i più alti.